Buongiorno a tutti, siamo in compagnia del dottor Bonaccini, direttore didattico dell'Executive Master di Eidos Communication in consulenza politica e marketing elettorale. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Possiamo chiederle quali sono i principali argomenti che trattate in questo corso? Certamente, il Master in Comunicazione e Consulenza Politica di Eidos Communication è relativo soprattutto alla formazione di una figura che è il consulente politico, che sia in grado di gestire non solo la campagna elettorale, che poi è la classica richiesta che ci viene spesso dai nostri clienti, ma anche tutta la parte strategica prima e dopo. Per intenderci, il consulente politico non è solo quello che ti fa vincere le elezioni, per intenderci, perché conosce gli strumenti tecnici di propaganda, di marketing elettorale, eccetera, ma anche quello che poi o prima o dopo il momento elettorale segue il personaggio politico nell'elaborazione di una campagna di comunicazione che è permanente, noi la definiamo, e quindi gli argomenti principali sono dalla strategia, la pianificazione, l'attuazione poi di questo programma, con tutta quella che è quella parte moderna di comunicazione, che è l'immagine del candidato, la sua presenza mediatica e televisiva, e anche la campagna social, cioè quella di web marketing, che oggi serve in maniera molto efficace a mantenere il rapporto poi con l'elettorato e con i cittadini. Che caratteristiche ha il master in termini di durata, frequenza? Allora, il master ha una formula weekend per possibilità alle persone che già lavorano e per chiunque voglia specializzarsi, ma ad esempio poiché il master si fa a Roma non possa spostarsi per un tempo, per così dire, full time nella città di Roma, ha una formula weekend e ha una particolare anche struttura, perché i moduli di formazione sono 32, però sono 8 weekend alternati, cioè quando il master inizia è un weekend sì e un weekend no, per un totale di 4 mesi. In queste sessioni ovviamente non c'è solo l'incontro con consulenti politici, con esperti di comunicazione e di marketing elettorale, ma ci sono anche tutte le varie parti pratiche, quindi laboratori di esercitazione, le simulazioni di campagne, così che una persona possa sia avere un'infarinatura teorica fondamentale, ma praticare tutti questi vari strumenti, così che quando poi, per così dire, il master finisce con il test finale, si ottiene l'attestato e l'ammissione all'Associazione Italiana dei Consulenti Politici, come dire, quello che diciamo noi, il lunedì dopo si possa già iniziare. Quindi in effetti Executive Master in questo senso, forma in maniera pratica. Esattamente, noi non dimentichiamo mai, e lo sottolineiamo anche con i nostri allievi, che la pratica è fondamentale, anche se è fondamentale quanto la teoria, come dire, i meccanismi vanno conosciuti prima all'inizio nella preparazione teorica e dopodiché vanno applicati. Mettere insieme teoria e pratica, soprattutto una teoria aggiornata, quella che viene portata avanti non tanto dagli storici della comunicazione politica, ma da chi ci può raccontare una campagna appena effettuata. Come dire, la campagna elettorale per l'elezione del presidente Obama, per quanto ci riguarda, è ormai storica, nel senso che è datata. Va bene per alcuni spunti, ma va aggiornata per molti altri. E come dire, portare in aula persone che lo fanno nel quotidiano significa una teoria aggiornata e soprattutto poi essere guidati in una pratica che per loro è una pratica quotidiana e che però è assolutamente formativa per chi poi si vuole avvicinare o per chi, come dicevo, si vuole riqualificare all'interno di un mondo che è veramente sempre in evoluzione. Per essere ammessi a un nostro master si deve superare un test, che è prima di tutto un test scritto, sia di conoscenza della materia che di cultura generale, e poi un colloquio di orientamento. Questo succede perché, essendo il nostro master a numero chiuso, abbiamo noi bisogno di selezionare le risorse, non tanto perché vogliamo ergerci in una sorta di cattedra per poter dire chi sì o chi no, ma quando una scuola come la nostra, ad esempio, garantisce gli stage presso aziende partner, movimenti politici, uffici stampa, eccetera, garantire uno stage significa che la promessa che noi facciamo agli allievi è proprio quella di dire: se superi il test significa che hai le caratteristiche non tanto per frequentare il master, anche per questo, ma soprattutto per poterti poi esprimere al meglio all'interno degli stage che mettono a disposizione i nostri partner, altrimenti non avrebbe senso.